regista Federico Bondi, che ci ha concesso il piacere e l'onore di essere qui ad accompagnare il suo film Daphne. Ecco, prima di vedere il film, ovviamente alla fine Federico sarà qui con noi per rispondere alle domande, alle curiosità, eccetera. Però prima di partire con il film, ecco, l'esperienza di Berlino, com'è stata? Per voi che avete vinto, per te che hai vinto questo premio, per Carolina, eccetera, per voi. Sì, no, bello. Il premio, per esempio, le cose inaspettate sono sempre le più belle. Il premio della critica non ce l'aspettavamo, perché su 46 titoli, insomma, prendere questo premio è stata una bella cosa, tant'è vero che Carolina mi chiama, perché eravamo già tornati in Italia, io sono tornato da solo per ritirare il premio, lei mi ha chiamato per sapere come si era svolto tutto, chiaramente felicissima, e al telefono a un certo punto, mentre parlo e le racconto come si era svolta la cerimonia, mi interrompe e dice: comunque Federico, il merito è anche tuo. E poi gliel'ho detto subito, perché insomma, che coraggio, mi dice una cosa simile. Sono anni che io ci lavoro, te in cinque settimane di riprese la pratica l'hai sbrigata, e io invece notti, weekend. Hai ragione. E infatti da lì ora dice soltanto il merito è soprattutto suo, e sembra che l'abbia indottrinato, per cui. No, comunque, a parte gli scherzi, mi dispiace che stasera non la possiate conoscere dal vivo, la conoscerete nel film. Ieri eravamo a Grosseto insieme, però oggi l'ho risparmiata perché comincia ad accusare, dato che siamo in giro da un mese ormai, quasi tutte le sere, ed è stanca. Anche perché per lei il lavoro è fondamentale, cioè lei lavora alla COP, lo vedrete anche nel film, ci sono un paio di scene importanti dentro il supermercato, tanto è vero che lei quando era a Berlino, appunto facendo riferimento alla domanda che mi hai fatto, non vedeva l'ora di tornare a lavorare. Per lei il lavoro è, insomma, una risorsa irrinunciabile, anche perché significa colleghi, significa amici, oltre alla conquista, insomma. E comunque no, vi lascio con questa cosa che a Berlino lei ha detto dopo la prima, dove appunto si è vista per la prima volta, la sera dopo eravamo in un'altra sala, davanti a un'altra platea, è esordito così, in mano: signori, questo film è stupendo, bellissimo, un capolavoro. E io l'ho bloccato, ho detto: siamo ben lontani da un capolavoro. Ti dico che è un capolavoro. Cioè, era lei quello che pensa, dice, e quello che pensa, fa. A differenza mia, per esempio, io penso una cosa e spesso ne faccio un'altra. Per cui, diciamo, da questa esperienza, se ho raccolto qualcosa, sicuramente tanto un'amicizia solida, importantissima, e poi un grande esempio, anche se non è un film sulla sindrome di Down, né un film che si porta dietro tutta una serie di temi importanti, come il tema attualissimo del dopo di noi o il rapporto diverso normale. Lo vedrete, è inutile stare a fare tanti discorsi, dopo ci sono, se ci sono delle domande risponderò, va bene? Quindi, buona visione, grazie.
dopo, mentre finiscono di scorrere i titoli di coda, ecco, io intanto romperei il ghiaccio chiedendo a Federico, appunto, visto che ce l'ha accennato prima, quando l'attrice, la Raspanti, praticamente diceva del film, parlava del film, e quindi è nata questa sorta di scherzo, di gioco fra loro due, appunto lui raccontava di aver pensato tanto e di avere elaborato tanto l'idea di questo film. Ecco, ci farebbe piacere un pochino più di dettaglio, proprio che tu ci raccontassi da quando ti è nata l'idea e com'è stata l'avanzamento e la progressione di questo progetto. Sì, no, tutto è nato da un'immagine. Io ero nel traffico, fermo in macchina e alla fermata dell'autobus vedo due figure immobili tra il viavai di passanti, evidentemente un padre, un signore piuttosto anziano, con una figlia che si tenevano per mano. Queste due persone evidentemente mi hanno colpito, perché la sera stessa già ci ripensavo e ho cominciato a farmi tutta una serie di domande, e da lì la curiosità, la voglia di approfondire e di entrare così in un territorio fino a quel momento sconosciuto. Per cui ho frequentato un'associazione attiva sul mio territorio, a Firenze, e ho conosciuto tanti adulti, giovani, bambini con la sindrome di Down, che mi ha permesso, diciamo, questa frequentazione, insomma, mi ha dato modo di sviluppare un soggetto e una prima stesura della sceneggiatura. E a quel punto ho sentito il bisogno di trovare Daphne, e ho trovato Carolina. I genitori mi hanno aperto la porta di casa, e quindi ho avuto modo di osservarla, di frequentarla, anche appunto osservarla per esempio con i genitori è stato fondamentale anche per sviluppare il personaggio del padre. Diciamo che questa sceneggiatura io l'ho scritta grazie proprio a Carolina, quindi ho attinto, ho rubato anche tanto dal suo modo dal suo figlio, dal suo modo di esprimersi, e questa sceneggiatura però poi lei non l'ha mai letta, io non l'ho mai fatta leggere, io non volevo che conoscesse nulla di questa storia, sapeva soltanto che a un certo punto le sarebbe morta la madre. Perché? Perché non è un'attrice, si sarebbe imparata a memoria ogni movimento, ogni azione, ogni battuta, e avresti sentito l'intenzione. Per cui sarebbe potuta essere anche ridicola, in un certo senso. Invece in questo modo io le raccontavo giorno per giorno la scena che dovevamo girare, quale fosse la posta in gioco, le davo le battute che lei recepiva, perché comunque straordinariamente reattiva, e in questo modo, diciamo, la difficoltà maggiore era quella di ogni volta trovare delle, diciamo, preparare le condizioni perché lei agisse, e non recitasse, proprio perché non è in grado di recitare.
agisse in modo funzionale alla storia. Certo, sì. Per cui, per farvi degli esempi così, forse cogliete meglio quello che tento di spiegare, non lo so, la festa per esempio che fanno a sorpresa alla COP, quella è una festa davvero a sorpresa, non sapeva dove stava entrando, oppure doveva piangere, come farla piangere? In macchina, per esempio, le ho messo a sorpresa dicendole prima qualunque cosa succeda di non cantare. Le ho messo come mai degli 883 che le ricorda il suo primo amore, e quindi da lì l'emozione e il pianto. Questo lo aveva detto lei, l'aveva detto lei che era il suo primo. Certo, sì, certo, io sapevo quali fossero i suoi punti, no, deboli, o comunque i punti dove far leva, no? E quindi senza questa amicizia probabilmente il film non sarebbe questo, insomma, non ci sarebbe. Sì. Ma insomma, vi potrei fare esempi su esempi, scena per scena, cosa c'è dietro. E chiaramente questo, per Antonio Pevanelli, che interpreta il padre, è stata una sfida durissima, perché lui viene da 50 anni di attività, lavora sul testo, conosceva a memoria le sue battute, ma non solo, anche le battute di lei, che non arrivavano mai esattamente come erano state scritte, o comunque al momento giusto o nei tempi giusti. Quindi i momenti di smarrimento di Antonio ce ne sono stati tanti, e io lo rassicuravo, no? Dicendo: stai tranquillo, perché comunque questo smarrimento è funzionale al tuo personaggio. Quindi cioè il tuo incontro, diciamo, i tuoi contatti con lei sono stati molto più lunghi rispetto a quello con Piovanelli e con gli altri. Senza dubbio. Senza dubbio. Loro sono venuti in un secondo tempo, certo, quando ormai eri arrivato a definire praticamente tutta la storia in funzione di quello, certo, che era lei. Sì, no, di solito un attore quando è che lo cerchi? Quando ci sono le risorse, perché appunto il film parta, no? E invece lei, io l'ho cercata prima che il film partisse, mentre Antonio, Stefania, Asini sono arrivati tutti in fase di pre-produzione. Sì, proprio perché c'era bisogno di interagire. Avevo bisogno di un punto di riferimento saldo, capito? Non dovevo mettere in dubbio, non potevo mettere in dubbio niente. Gli altri si sarebbero adeguati a lei, non sarebbe stato possibile viceversa. Esatto, esatto. Non solo, poi non volevo neanche un nome noto, un volto inflazionato, anche perché il gioco non sarebbe stato alla pari. E Carolina si sarebbe fatta influenzare non poco da, non so, Tony Servillo, per esempio, nome che la Rai ha fatto più volte. No, io volevo, mi ero innamorato, insomma, di Antonio, della fisicità e della voce anche, che si sposava bene con quella di Carolina, e facendomi quello che ho detto all'inizio, cioè non volevo fare un film sulla sindrome di Down, certo, infatti. Ma volevo rimanere fedele a quell'immagine di
di cui vi ho parlato un attimo fa. Cioè, volevo raccontare la storia di un padre, di una figlia in un momento doloroso, per parlare fondamentalmente dei nostri limiti, delle nostre risorse, della voglia, della capacità che abbiamo ognuno di noi di ricominciare e rimanere appunto. Il monito era quella stretta di mano alla fermare dell'autobus, cioè avrei voluto fare un film come quella stretta di mano, per cui il problema della sindrome è sempre andato in secondo piano. Anche mentre scrivevo, a un certo punto, proprio come dire, mi sono, anche se frequenti Carolina, ora per l'appunto non l'avete conosciuta, ma te ne scordi che abbia la sindrome e ti personifichi in lei anche guardando il film. Questo tanti spettatori me l'hanno detto fino ad ora. Non so se è capitato anche a qualcuno di voi oggi. E quindi lei vive i giri che state facendo di accompagnamento al film. Come no? In un modo estremamente estremamente propositivo, lo vive da protagonista. Una voglia che sì, no, ora poi è andata anche da Fazio, per cui il giorno dopo mi ha preso a braccetto e mi ha detto: da oggi sei il mio bodyguard. A una scena con degli esercenti, non mi ricordo dove eravamo, forse a Trento, mi indica e dice a loro: lui è il braccio, io sono la mente. però mantiene sempre i piedi per terra, perché appunto, come dicevo prima, cioè non vedo l'ora di tornare a lavorare. Quando le chiedono, perché tutti glielo chiedono, che fai? Continui col cinema? Dice: no, adesso mi godo i frutti del successo. Almeno che non ci sia anche una piccola particina del prossimo film di Raul Bova. Sì. Prima volta è recitato. Scusa, la scelta del viaggio? Sì, come è nata? A piedi, cioè. Sì, tra l'altro, appunto, rispetto alla domanda che mi ha fatto, se era la prima volta che recitava, abbiamo cominciato proprio dal cammino, perché era importante per me soprattutto capire, e anche per lei, e misurarsi con la macchina cinema, c'erano, cioè, un sacco di persone dietro la macchina da presa, e quindi non abbiamo rispettato l'ordine cronologico delle scene, no? Siamo partiti dal cammino. Questi due si conoscono camminando, no? Si concentrano sui passi e non sulle battute che avrebbero dovuto dire. Per me è stato importante molto capire che tipo di approccio adottare, quindi scene silenziose, fatte di sguardi, di momenti, è molto importante. L'idea del cammino è nata, io ho una seconda casa a Montepescali, ed ero venuto per scrivere e vedo faccio una passeggiata una mattina e vedo un tedesco anziano che porta a spasso una tartaruga. Mi ci metto a parlare e mi racconta, insomma, secondo lui questa tartaruga aveva problemi di cuore. Credi no, incredibile. Tutte le mattine questo fa 2 ore di passeggiata con la sua tartaruga, e la tartaruga praticamente scambia le scarpe per una femmina, e quindi
si avvicina lentamente e morde la scarpa. Qui, passo passo, capito? Due ore di... Torna a casa e dico, ma... Qualche problema. Loro due devono camminare. Perché nella prima stesura del soggetto, lei continuava a fare la sua vita e lui rimaneva a casa, insomma. Invece avevo bisogno di farli stare insieme. Perché crescessero insieme, si riconoscessero, condividessero questo dolore camminando. E quindi ecco, probabilmente se non avessi visto questa scena a monte le scale, i due non camminerebbero. I posti sono di monte le scale, Carlino? C'è la pineta che avete visto all'inizio, quando si allontanano la madre, è a Pontile di Scarlino. Poi avevamo girato tutta una scena notturna proprio sul Pontile, finendo tarda notte, cosa che per Carolina alle 10 in punto va a letto, e lì si fece tipo le 4 di notte. Però poi gli devi, sei stanco? No, io mai. Poi una scena che ho tagliato. No, alcune scene sono state girate al Parco dell'Uccellina, poi il campeggio a Principina, poi nel Mugello, e poi tutto il resto in Mugello. Qualche scena anche a Grosseto, all'ospedale di Grosseto, il vecchio pronto soccorso, ecco. Esperienza talmente totalizzante, adesso ci vediamo regolarmente tutti i giorni, perché di Lugo di Romagna, no, un'amicizia vera e propria, solida e molto importante, sì. Lei ha sicuramente una marcia in più, ma perché io l'ho potuto verificare, ha dei genitori straordinari, non in giro, io la prendo in giro, perché il padre la prende in giro, e lei si fa prendere in giro, e lei è la prima a ironizzare sulla sua situazione, e in questo modo la in certo senso sdrammatizza, no, guarda, davvero mi dispiace che non la possiate conoscere, perché vi rendereste conto bene. Grazie, no, Carolina ha delle risorse incredibili, delle regole, dei binari che segue, magari davanti all'imprevisto va un po' in tilt, però per esempio la scena in cui c'è questa, lei per tutto il corso della lavorazione sul set sosteneva che io avessi bisogno di piangere, si era fissata, io dovevo piangere per liberarmi dal fardello dell'esistenza. Dovevo piangere in tutti i modi, e io dicevo no, ma non mi riesce, non ne ho bisogno, devi piangere, ti dico che devi piangere, nulla, io non piangevo, per cui dopo diciamo finito il montaggio, lei sapeva, perché la mettevo al corrente di tutto, che avevamo una proiezione importante al cinema, la sera stessa lei mi chiama. Non è che mi chiede com'è andata, mi chiede hai pianto? No, non ho pianto. Dice, ma come, neanche alla fine di tutto piange, non è possibile. Ti ricordi quella scena dove io butto le pasticche per non piangere? Certo, me la ricordo, l'ho scritta, l'ho girata, l'ho montata, me la ricordo bene. Ecco, tu avresti bisogno delle pasticche per piangere. Geniale, no? Cioè,
noi diamo una pillola per qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa. Lei non ha bisogno di nulla, di nulla. Cioè lei va a letto e si addormenta come un angioletto, e la mattina dopo è contenta di andare a lavorare, di fare sempre lo stesso percorso, di fermarsi in edicola a comprare il giornale, che ormai non compra più nessuno. Di fare le cose creative come staccare le etichette, è tutta una conquista straordinaria, e per me è una lezione. Io mi do delle regole e regolarmente le infrango, lei invece si dà queste regole e sta dentro questi binari che le permettono di vedere la vita come un dono. Tanti amici, tanti a Berlino sono venuti in massa, 20 amici suoi, tra cui 10 colleghi di lavoro. È un evento, però è un evento. Insomma, sì, il padre poi la prende in giro su questa cosa, vuole che provi un uomo, no? E dice no. Io sono innamorata della vita. No, no, io non voglio nessuno. Lei è perfettamente cosciente della sua condizione genetica. Però è una ricchezza per lei. E anche per noi. Però ripeto, io non volevo fare un film su questo. Era importante per me. Sì. Che si consolida. Cioè si genera perché esatto. è cambiata la fisionomia della famiglia, che si riparte. Esatto. Va bene, io penso che possiamo chiudere qui. Ringraziamo. Io ringrazio il Cineclub Tirreno per l'ospitalità e per questa bella serata. Grazie. Noi ringraziamo tutti. Brillanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come Venere da un'onda. Ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi. La nostra canzone è prima da 3 settimane.